Napoli, Stadio San Paolo, il big match della settima giornata di ritorno del campionato di Serie A, Napoli-Roma. Pallone dentro, raccoglie Rinaldo e ferma la difesa della Roma, il cross di Rinaldo, Doni è bravo a mettere oltre la traversa. Il suggerimento per Taddei, avanza la Roma, attenzione, Vucinic, c'è anche Motta lì vicino, carica Vucinic, non trattiene De Sanctis, poi Cannavaro, bravo De Sanctis a tornare sul pallone e a bloccare. Nel lancio a cercare Maggio, ma ha coperto bene Rise. Pallone agganciato da Quagliarella, lascia Lavezzi, destro, Doni a bloccare. Area di rigore, Lavezzi, le sue finte, Juan resta fermo. Hamsik col destro, pallone che non esce di molto. È partito Lavezzi, il dribbling di Lavezzi, che allarga per Quagliarella, posizione regolare, possibilità per il Napoli. Quagliarella mette dentro, colpo di testa, Doni non ci arriva. Grandissima opportunità per Cristian Maggio, che si divora il gol dell'1-0. Ancora Battista, ci prova la Roma, i fischi del San Paolo, Battista, giù, calcio di rigore, assegnato da Rizzoli. Giulio Battista, Roma in vantaggio. Rise, tra due, si infila Quagliarella, Juan. Tutto il San Paolo a protestare, attenzione, sta arrivando Rizzoli. Giallo per Quagliarella, giallo per simulazione. Pallone interessante, occhio al cross, c'è Vucinic dall'altra parte, mette giù con il petto, limite, destro di Vucinic, raddoppia la Roma, un grandissimo gol. Ha calciato di prima intenzione, forse non se l'aspettava De Sanctis, ha tenuta bassa la palla, a girare sull'altro palo, un gran gol. Buon lavoro di Rinaldo, che avanza palla al piede, riesce a toccare largo, Dennis, sinistro di Dennis! 2-1, riapre la partita, German Dennis alla mezz'ora. Lancio in profondità, posizione regolare, Dennis mette giù, rimpallo su Maxens, calcio di rigore per il Napoli. Beh, Dennis ha cambiato la partita, perché ancora una volta lui la profondità la cerca bene, lo stop è anche giusto. In questo caso poi nel rimpallo rivediamo Rizzoli molto deciso nell'indicare rigore. Hamsik! 2-2, aveva intuito Doni, aveva toccato Doni, ma il 2-2... Finisce una partita. Non c'è più tempo, finisce così, 2-2, tutto.